seconda puntata della nostra rubrica dei filati, dove vi parlerò di alcuni filati presenti sul mio sito. Prima di parlare di questo, però, voglio farvi vedere bene il cardigan che ho indosso. Come vi avevo accennato nella puntata precedente, ormai mi piace chiamarle puntate, vi avevo detto che stavo cercando di lavorare l'alpachino con l'uncinetto e ce l'ho fatta. Ho realizzato questo morbidissimo, colorato e luminoso cardigan appunto con il filato alpachino. Il video tutorial dovrebbe uscire lunedì sera, massimo martedì mattina. Devo riuscire a completare una sciarpetta che sto facendo con lo stesso punto da abbinarci con lo stesso colore, quindi spero di finirla, ma soprattutto lunedì è una giornata piuttosto piena di impegni, quindi devo trovare anche il tempo poi di riuscire a montare il video e a pubblicarlo. Quindi diciamo che per lunedì sera dovrebbe essere online, ma altrimenti andremo a martedì mattina con l'online, dove vi spiegherò appunto come creare questo cardigan, a cui ho fatto anche questo scollo a V e le maniche sempre un po' palloncino come vanno di moda quest'anno, e una sciarpetta appunto da abbinarci. Ora passiamo ai filati. Come potete vedere qui sull'omino, il mio carissimo amico, ho messo una creazione che ho fatto veramente tantissimi anni fa. È una delle prime creazioni che ho fatto sul mio canale di YouTube, ed era questo cardigan top down con le maniche a tre quarti, con cui lo lavorai con un filato della Mondial che si chiamava Oro e che purtroppo adesso non si trova più. Ma sono riuscita a trovare un filato che lo ricorda abbastanza, ossia il filato della DMC che si chiama Knitting Glitter 4, solo che questo è 97% acrilico e 3% poliestere, però è morbidissimo perché vi ricordo che quando parliamo dell'acrilico della DMC parliamo di un acrilico trattato, quindi non il solito che punge, che il filo è rovinato, ma è un acrilico che veramente è perfetto perché non punge, la resa del filato è sempre uguale, quindi è perfetta. E mi aveva colpito proprio perché mi ha ricordato subito quel tipo di filato, però è anche più morbido. Questo è più rigido come filato, questo è più morbido, quindi se vi piace una creazione che sia un po' più morbida ve lo consiglio. Abbiamo dei colori a disposizione, ve ne faccio vedere altri due, che sono il nero e il grigio, e tutti hanno il lamé con l'argento. Ci sono anche altri colori, io naturalmente dopo sotto al video in descrizione vi lascerò il link a ogni filato che vi presenterò, in modo che potete andare a vedere tutti i colori. Questo è un gomitolo da 50 grammi, misura 148 metri, quindi ha una buona resa, e c'è scritto che si può lavorare con i ferri l'uncinetto del 4, ma io vi consiglio di lavorare con il 4,5 in modo da avere la lavorazione ancora più morbida se facciamo con l'uncinetto. Con i ferri vanno benissimo i ferri del numero 4 o del 4 e mezzo, fermo sempre restando che dovete tenere presente sempre del vostro tipo di mano quando lavorate. Se avete una mano larga, andate a prendere un uncinetto o un ferro più piccolo rispetto a quello che c'è scritto sull'etichetta. Stessa cosa se invece avete una mano stretta nel lavorare, andate a prendere un uncinetto o un ferro di una misura o di mezza misura più grande rispetto a quella che c'è scritto sull'etichetta. Benissimo, questo è il primo filato della DMC. Il secondo filato che vi voglio mostrare è il filato dell'Adrian Wool che si chiama Colosso ed è questo qui, è questo bellissimo gomitolone. Vi vado a leggere la percentuale: è 80% lana, 20% scusate, lana merino, se 20% acrilico, e ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 150 metri. È un filato molto doppio e per essere 100 metri, 150 grammi, scusatemi, 100 grammi, 150 metri, ha una buona resa. E ve lo spiego subito perché. Io ho utilizzato per fare un cappello questo colore, che è il colore senape, e vi faccio vedere. Questo è il cappello che è venuto fuori e di questo gomitolo me ne è avanzato quasi la metà lavorando con i ferri. Certo, con l'uncinetto sappiamo tutte che l'uncinetto tende a mangiare di più il filato quando si lavora, però secondo me un cappello con un paio di guanti da abbinarci ci riuscite tranquillamente, potete fare anche due cappelli, quindi ha un buon metraggio, almeno secondo me. Io sono ancora indecisa se utilizzarlo, ossia lo voglio utilizzare, ma non so bene ancora per quale creazione. Sarei molto tentata di fare un maglione, qualcosa tipo un po' come il maglione Ortensia che abbiamo fatto, in modo tale da poterlo sfruttare durante fine marzo, inizio aprile, senza doverci mettere una giacca sopra, ma uscire direttamente con un bel maglione e un top sotto. Quindi sto un po' valutando questa. Sicuramente lavorerò questo colore, devo decidere a cosa abbinarlo. Il grigio mi sa un po' troppo maschile, quindi magari vorrei spezzare con un altro tipo di colore, altrimenti farlo tutta tinta unita. Però, ripeto, devo ancora decidere. Ma ci sono veramente tanti colori, c'è anche il rosa, e io questo filato ve lo
lo consiglio anche per fare delle copertine per neonato. Perché? Perché c'è molta quantità di lana e, come sempre, anche in questo caso l'acrilico non è un acrilico che punge, quindi se volete fare una copertina veloce, da usare spesso, che sia bella grossa come lavorazione, allora vi consiglio anche questo filato dell'Adrian Wool che si chiama Colosso. Bene, anche il secondo filato è andato liscio. Voglio presentarvi anche un secondo filato sempre dell'Adrian Wool, che è questo gomitolone della, che si chiama Tenue. È da 200 grammi e misura 400 metri. Ve lo faccio vedere bene in telecamera. Abbiamo diverse sfumature. Questo è 58% cotone e 42% acrilica. Ma come potete vedere è un cotone bello doppio. Infatti si lavora con gli uncinetti del 5 e del 6. Stessa cosa i ferri. E io lo definisco un cotone caldo, perché infatti potete vedere che, come immagine sull'etichetta, abbiamo questa sciarpa, che è una sciarpa che può essere usata sia in inverno che in primavera. Quindi con un gomitolo sono riuscita a fare questa bella sciarpa ai ferri. Anche io ne farò una, non proprio con questo punto, con un punto diverso, ma devo ancora scegliere il colore. Ero partita che volevo utilizzare questo qui, questo colore qua, ve lo faccio vedere, che è il classico nero con un po' di beige, però all'interno, forse da questo lato si vede un po' di più, c'è anche una sorta di ottaneo. E ripeto, ero un po' indecisa se utilizzare questo, però poi ragionandoci, visto che lo voglio indossare anche in primavera, e il nero, io in primavera lo adoro il nero, sapete che è uno dei miei colori preferiti, però in primavera tendo a usarlo meno, penso che utilizzerò o questo qui, che ha queste sfumature del blu, e io il blu lo adoro tantissimo, in primavera è uno dei miei colori preferiti, o qualcosa per spezzare e poter usare anche quando metto un outfit sul tonalità del blu, di usare questo altro tipo di sfumato qui, che è molto bello e molto particolare. Naturalmente non bisogna fare per forza una sciarpa, essendo un cotone caldo potete fare anche un bel maxi pull da poter indossare in primavera, una cosa un po' forata, tipo per farvi capire come la maxi maglia The Witch che feci l'anno scorso con il filato dell'Alta Marea. Potete realizzare in quello stesso maxi pull, però utilizzando il Tenue, e credo che con due gomitoli per una taglia SM dovreste farcela tranquillamente, proprio perché si lavora comunque con un uncinetto grande e vi consiglio di lavorarlo con l'uncinetto del numero 6 per avere la lavorazione bella morbida, e quindi con due gomitoli, secondo me, sia la taglia S che la taglia M riuscite a farlo tranquillamente. Per una taglia L vi consiglio tre gomitoli. Questo se volete usare questo filato per fare qualcosa oltre la semplice sciarpa, e io ve lo straconsiglio perché è un bellissimo filato che ha delle sfumature veramente bellissime. Ci sono anche altri colori, i colori in totale sono 6, e come ho detto per gli altri filati, anche in questo caso in descrizione vi lascerò il link. Un altro filato, ho spostato anche la telecamera, scusate. Passiamo a un altro filato che ho adorato tantissimo lavorarlo, e ho già realizzato il vestito che ho fatto per il matrimonio del mio papà. Per chi mi segue sui social ha visto le foto, ma l'ho detto anche quando ho presentato il video tutorial del mio video. E stiamo parlando del bellissimo filato della Miss Tricot Linea Incantesimo. Diciamoci la verità, quando si tratta di dover creare qualche creazione molto particolare che ci faccia splendere in occasioni importanti, il filato della Miss Tricot Filati è quello perfetto per queste cose. Io al matrimonio di una coppia di amici, come sapete, ho realizzato il famoso tubino con il sortilegio, e questa volta invece sono passata a lavorare con l'incantesimo, che è un po' più doppio rispetto al sortilegio, e mi è piaciuto per questo, perché così, dovendo in quel matrimonio dei miei amici era ottobre, questo invece è stato in pieno inverno, anche se siamo stati molto fortunati perché è stata una giornata caldissima, lavorare con un filato più doppio mi ha dato la possibilità di creare una lavorazione comunque un po' forata, ma che non mi facesse poi tremare dal freddo, e infatti sono stata benissimo. E ho quel colore, purtroppo, che ho usato per il mio vestito è terminato, ma ci sono ancora disponibili tanti altri colori, tra cui, e vi faccio vedere, il rosso, quindi un vestito rosso, e vabbè, sappiamo tutti che la morte sua, come si vuol dire, è sempre bellissimo. Un altro tipo di sfumatura è questo blu.
che trovo veramente spettacolare, ma in realtà vi dico che io sto per lavorare questo filato per fare una stola. È da un po' che non le faccio, mi sono detta voglio fare una stola, ma voglio fare una stola solare, quindi sono andata a optare per questo colore. Avevo già iniziato a farle qualche mese fa, mi sembra verso inizio di novembre, avevo messo anche una foto su Facebook, però poi non mi piaceva tanto il punto che avevo scelto, avevo deciso di accantonare anche perché dovevo fare altre creazioni che avevo nella lista, e quindi la stola ho detto ok, la farò più verso febbraio, dove si iniziano ad usare un po' di più, perché a febbraio, a fine febbraio, inizio marzo, tendiamo a mettere delle cose un po' più meno pesanti e quindi poi a coprirci la sera con delle stole. E una stola come questa sopra un outfit di color marrone o comunque su un arancione o comunque su un verde è perfetto perché stacca e dà quell'eleganza in più. Benissimo, mi manca un ultimo filato che conoscete già perché ho fatto già una creazione e mi riferisco, scusatemi, e lo prendo. Mi riferisco al filato della lana gatto linea Merino Cotton che sapete io ho già utilizzato per poter creare la maglia zaffiro che adoro. La sto mettendo tantissimo con sotto un lupetto, ma la metterò tanto anche appena anche tanto, va bene, scusatemi, la metterò tantissimo soprattutto verso il periodo di aprile-maggio perché è una maglia a tre quarti, è forata sopra, quindi con un bel top sotto o un reggiseno a fascia e una giacchetta sopra la potrò sfruttare veramente tanto. Il Merino Cotton, come sappiamo, è un filato in cotone, quindi non è lana. Ogni gomitolo è da 50 grammi e mi è piaciuta per il suo colore perché è un colore un po' lucente, se vogliamo così dire così, non so neanche come definirlo, ma ha dei colori veramente bellissimi. Guardate, ve li faccio vedere insieme così li vedete meglio. E il colore che ho usato io mi è piaciuto tantissimo perché ricordava il colore del mare, il colore dello, il colore del cielo, e quindi l'ho subito usato. Però naturalmente per questa, per quando sarà il mese di aprile, sicuramente farò qualche altra creazione sempre con questo filato. Questo filato si lavora con gli uncinetti del mi vado a leggere perché non mi ricordo del 4, mi sembra che io ho utilizzato il 4 e il 4 e mezzo, non mi vorrei sbagliare, ma penso di sì, ed è perfetto per qualsiasi tipo di creazione vogliate fare, maglie, dei cardigan leggeri, delle gonne da poter sfruttare, dei vestiti anche. In realtà potremmo fare anche un vestito con questo tipo di filato, devo ragionarci un po' su. Però mi sono accorta che vi ho parlato della Mistrico, del filato che ho utilizzato, ma non vi ho detto le caratteristiche, scusatemi, ogni tanto corro e mi dimentico. Questo, il filato della Mistrico Ligneo Incantesimo è 73% microfibra, 25% lana, 2% poliestere. Ogni gomitolo è da 150 grammi, misura 380 metri, quindi ha una resa veramente lunghissima. Il filato non è né troppo doppio né troppo fine, si lavora benissimo sia con il 4 che con il 4,5. Ma se volete una lavorazione stretta perché tipo volete, ecco, fare un cardigan come questo stretto, allora vi consiglio di utilizzare anche il 3,5. Mi ero dimenticata un po' di darvi le informazioni anche su questo filato. Benissimo, questa volta vi ho addirittura mostrato 5 filati, ma sto cercando di mostrarvi il più possibile prima che mi iniziano ad arrivare i filati estivi, perché poi inizieremo a parlare anche di quelli. Detto ciò, vi auguro una buona domenica, ci vediamo spero domani sera con il video di questo cardigan e della sciarpetta da abbinarci sopra, altrimenti ci vediamo martedì. Seguitemi sempre sui social dove sono iperattiva in questo periodo, poi man mano vedrete che inizierò a sparire un po' per qualche giorno, ma è normale, rinizia un po' l'attività lavorativa al di fuori del canale, quindi mi dovrò un po' dividere come al solito fra vari impegni, ma spero di riuscire a mantenere una certa ritmo di video. Punto sempre a farne 2 video alla settimana, qualche volta può capitare che ne faccio uno solo, ma cercherò di fare dei video tappabuchi, se vogliamo chiamarli così, si può, dove farò delle piccole creazioni in modo tale da comunque rendere partecipe no, rendervi partecipe, nel quale comunque mostrarvi dei punti che mi piacciono ma che non ho ancora avuto modo di utilizzare per una vera e propria creazione. Magari farò dei piccoli video nel quale appunto mostro questi punti che mi hanno colpito, di cui purtroppo non riesco a trovare lo schema, oppure se riesco ad avere lo schema ve lo metto, ma io, come vi dico sempre, anche quando ho uno schema tendo a modificarlo un po', quindi molte volte quando mi chiedete lo schema, anche se ve lo mandassi,
avrei il problema che non verrebbe bene, cioè non verrebbe uguale alla creazione che ho fatto, perché comunque tendo a modificare un po' alcune cose per rendere sempre la creazione mia, diciamola così. Detto ciò, quindi buona domenica, ci vediamo presto, un bacio a tutte!